baciare. L'odio che ti vorrei dedicare. E adesso te per i miei gesti. Gesti che tu da me non ti aspetti. In realtà, sai, è stata una cosa abbastanza naturale, nel senso che nella lavorazione del disco, quando eravamo quasi agli ultimi momenti nel missaggio, ci siamo resi conto che i tre macrotemi che utilizzavamo, comunque le parole che utilizzavamo più spesso, erano quelle. Poi il fatto che insieme funzionassero bene, avessero comunque un concept abbastanza diretto e azzeccato, è stata una cosa secondaria. Cioè erano tre temi, perché si parla spessissimo di bere, dell'alcol, la parola schifo viene forse pronunciata in tutte e 10 le canzoni, e la nostalgia permea tutta la nostra vita, non questo disco. Cioè. Non so se riuscirò a tenere la maschera del perdente. Tu la chiami felicità, c'è calma apparente. E allora noi solitamente come modus operandi abbiamo quello di ficcarci dentro la sala prove, che è un sottotetto, il sottotetto dove di Daniele. E freddo, caldo, non è importante, e stiamo là tipo 4 ore, loro gemmano e poi solitamente si estrapola qualcosa che piace particolarmente, da lì magari da quel riff si costruisce qualcosa e a un certo punto viene costruita la parte musicale. Poi invece per quanto riguarda i testi è una cosa che compete a me e solitamente li scrivo nei momenti buco, quando torno a casa, quando sto ubriaco scrivo spessissimo e sto spesso ubriaco, quindi scrivo spesso. E poi le due cose cerchiamo di unirle in sala prove, ma è già un secondo momento, diciamo che si lavora molto in sala prove. Non mi piace perché non lo capisco, qualsiasi cosa non capisco non mi piace. Lo so che è brutto da dire, ma un po', sai, è anche legata a come mi hanno fatto conoscere il jazz, no? Nel senso, soffro l'idea di chi si pone al di sopra di te, come concetto. Il jazz è qualcosa che non è nata come musica elitaria, ma è diventata una cosa molto elitaria. E nel pezzo proprio, sai, si parla più del concetto di darsi delle aree, che è più una cosa legata all'invecchiare, no? L'invecchiare è rendere la propria vita sempre più monotona, e per darsi un tono si ascolta il jazz, no? Io l'esempio dentro la canzone è molto legata alle cene tra adulti, in cui si mette un disco leggero che non deve dare fastidio perché non deve interrompere la conversazione, una conversazione che magari è banale. Quindi è una cosa legata più alla difficoltà di pensarsi vecchio, che è una cosa che io odio. E il jazz per me è qualcosa che adesso rappresenta una maturità che non sto cercando. Paura dei pazzi, delle nostre risate, che amano i grattacieli e le spiagge affollate, che sognano una bella casa al mare. A noi ci basta un tavolo in un bar, sedie scomode che ballano quando ci baciamo, io e te siamo come l'oceano indiano. Suonare a Sherwood per noi sembra quasi una cosa folle, nel senso che come stiamo aspettando che qualcuno ci dica: no raga, avete sbagliato, in realtà non dovevate essere qui. Cioè noi adesso, voi non lo vedete, ma qua c'è un palco gigante, tutto organizzato alla perfezione. Noi veniamo da ambienti molto 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 piccoli, siamo cresciuti suonando in bar dove ti dicevano: aspetta, devi dire che sono usciti i cornetti, no? Quindi per noi essere dentro un sistema indipendente così grande, cioè nel senso dimostrare che l'indipendenza può produrre ricchezza, e ricchezza non nel modo di essere ricchi, ma proprio prodotto culturale, ma in generale è una cosa assolutamente incredibile. Poi lo Sherwood c'ha dei nomi sul cartellone assurdo. Io sono entrato, ho visto il mio nome e poi a fianco c'era Bloody Beetroots. Spaventoso. Quindi siamo contentissimi. Rumore che fanno quando si abbracciano i nostri disturbi mentali. Ridiamo mentre ci guardano le nostre ossa che sbattono. Di non invecchiare. Assolutamente. È tempo di non invecchiare.